Dopo Game Video Art e Survey di Digra Italia e il Milano Game Festival, il videogame torna protagonista in Yulm con un convegno dedicato alla game localization. Quali sono i vantaggi che offre la localizzazione nella diffusione della cultura videoludica? Tradurre i videogiochi aiuta ad allargare il bacino di utenti? Queste le domande al centro della tavola rotonda a cui hanno preso parte i relatori delle più importanti società del settore. La localizzazione contribuisce alla diffusione della cultura del videogioco in generale e la possibilità di fruire un testo videoludico anche in lingua in italiano rappresenta sicuramente un valore aggiunto, cioè della possibilità di adattare agli idiomi, alla cultura specifica italiana, alcune espressioni, alcune analogie, alcune metafore che altrimenti si perderebbero. I dati parlano abbastanza chiaro per quanto riguarda la conoscenza dell'inglese nel nostro paese, che è medio-bassa. Quindi localizzare un prodotto anche al di fuori dell'ambito videoludico è imprescindibile, credo, in questo momento storico. La localizzazione aiuta a superare questo ostacolo, questa barriera linguistica. Non sapendo l'inglese, per avere un successo un videogioco, per avere un successo commerciale, un videogioco deve essere per forza localizzato in italiano. Posso vendere facilmente il videogioco in 1000 paesi, ma non è detto che il videogioco abbia successo se non è localizzato. Tradurre un videogioco è diverso dalla classica traduzione di libri e film, poiché avvenendo la localizzazione in parallelo con lo sviluppo del gioco, spesso ci si ritrova a tradurre senza avere sotto mano gioco completo. Di conseguenza si traduce in quelle che nel settore definiamo batch, quindi in parti diverse nel tempo. Apparentemente i dati di vendita mostrano una sorta di uniformità, cioè i giochi tradotti e i giochi non tradotti vendono uguale. Questo è vero, però allo stesso tempo credo che un mercato che offre una possibilità di scelta tra prodotto non localizzato e prodotto originale sia assolutamente vantaggioso rispetto a un mercato che presenta solo e uniformemente il videogioco tradotto o solo esclusivamente il videogioco in lingua originale.